Primo spettacolo. Sai, tra i protagonisti, tra i tanti protagonisti di Diaz e tanti attori che hanno collaborato a questo progetto veramente collettivo, perché poi vedendo il film uno si rende conto, perché diciamo ci sono tanti protagonisti, hanno tutti la stessa importanza, tutti lo stesso diciamo apporto a questo film così importante, di cui abbiamo parlato con il regista Daniele Vicari e uno dei tanti protagonisti, Renato Scarpa, qui nei nostri studi una decina di giorni fa, e che tu diciamo, nel quale tu hai un ruolo un po' scomodo, spesso si è detto, anche i giornalisti insomma hanno puntato su questo fatto. Sei il poliziotto un po' come dire, arrabbiato, un po' più incattivito, più arrabbiato, diciamo, un po' più impunito. Volevo di tutti essere... no, c'è poco ad essere arrabbiati. Come mi ha detto oggi un mio amico che l'ha visto ieri sera al film, mi ha detto il più insultato della sala. Esatto. Anzi, dalla sala. C'è uno, esatto, c'è uno dei momenti all'interno della scuola della Diaz dove fai una violenza gratuita per la quale la sala si indigna. La sala si indigna. Ci racconti un po' com'è andato questo coinvolgimento nel progetto? Quando hai capito insomma che quello era il tuo ruolo? Quali sono state le prime reazioni? Come ho già raccontato, diciamo, la differenza l'ha fatta il rapporto con Daniele, con Vicari. È stato sempre molto chiaro lui nel chiedermi ciò che serviva, quello che voleva per il film, e come fanno gli attori che amano poi questo mestiere, non bisogna giudicare, no? Poi il ruolo nello specifico, ma cercare di apportare poi un senso di verità assoluta. In quel caso, certo, la mia verità era una verità totalmente negativa ed era quello che poi voleva Daniele. E poi lì sul territorio, come lo dico io, quando abbiamo girato il film, si sono create delle energie, delle sinergie con l'ambiente, con la ricostruzione, con quell'enorme, perché come avete visto il film è un film enorme, molto largo, che sicuramente non vi è stato risparmio di energie e di fondi. Quindi il film è un film come se ne fanno pochi in Italia, e il coinvolgimento lì è stato totale anche con gli altri attori. Si è fatta squadra perché sentivamo che era un momento speciale anche per noi, che spesso desideriamo, no, di fare un film dove ci sia un coinvolgimento di un certo tipo.